Mezz'ora con Krishnamurti numero 4. Mentre nella mia rubrica Mezz'ora con Madame Blavatsky in copertina c'è una foto di Madame Blavatsky in cui è venuta particolarmente bene, a cominciare dallo sguardo, in Mezz'ora con Krishnamurti ci sono tre foto, tre momenti di Krishnamurti. Quando lui aveva 15 anni, quindi era appena stato Scoperto dalla Società Teosofica, quindi ragazzino, ne dimostrava anche di meno. Il Krishnamurti sui 30 anni è il Krishnamurti più anziano, quello che molti conoscono perché ci sono un'infinità di conferenze con lui oggi, fortunatamente in internet, oltre ai libri. Ma pochi conoscono il Krishnamurti prima. Io ho ripreso questo Krishnamurti prima, quindi ho fatto un lavoro di assemblaggio. Eh, non, ogni tanto azzardo qualche commento, e sul eh, sito eh, famigliafideus.com, Romiti Libri, ci sono i riferimenti, i libri che ho pubblicato e in particolare. Trilogia di Krisnamurti dove c'è I Piedi del Maestro il primo da cui ho tratto le prime puntate e finisco oggi Ai Piedi del Maestro parte Seconda, due anni dopo il primo libro che Krishnamurti non ha mai riconosciuto come suo, ma come lavoro del suo maestro e le poesie di Krisnamurti. Poi vedremo. Un altro testo che è Krishnamurti prima del 1929, l'anno in cui ha abbandonato tutto, per lanciarsi in un'avventura che si può sintetizzare con libertà del conosciuto. Questa è molto più conosciuta. Oggi riprendiamo cominciando con la superstizione. È eh, la superstizione. È un gran male ed è stata causa di molte terribili crudeltà. E veniamo alla crudeltà, dice Krishnamurti, essa è di due specie, consapevole e inconsapevole. La crudeltà consapevole consiste nell'infliggere di proposito dolore. Ad un altro essere vivente. E questo è il peggiore di tutti i peccati, l'opera di un demonio piuttosto che di una creatura. Diresti che nessun uomo è capace di tanto, ma gli uomini l'hanno fatto spesso e lo fanno quotidianamente tuttora. Ricordo che questi sono gli insegnamenti che Krishnamurti riceveva andando per un certo periodo in astrale dal sud dell'India al Tibet, dove il suo maestro gli dava a questo ragazzino di 15 anni eh, senza nessuna cultura, che parlottava inglese, dava questa istruzione a quella mente lì. Gli inquisitori se ne resero colpevoli. Molte persone religiose lo fecero in nome della loro fede, i vivi settori lo fanno e per molti maestri di scuola è cosa abituale. Krasnamurti è rimasto sempre vegetariano, d'altra parte la vivi sezione è stata una lotta che la società teosofica ha fatto da sempre, nelle varie associazioni. E in Italia c'è Carmen Somaschi a capo ci sono i teosofi. E questo spero che andrà a loro merito. Tutte queste persone, dice Morti, tentano di scusare la loro brutalità col dire che è luso. Ma un delitto non cessa di essere un delitto perché molte persone lo commettono. Il karma, una delle poche parole sanscrite che Krishnamurti cita, non prende in considerazione l'abitudine e il karma della crudeltà è il più terribile di tutti. Nell'India almeno. Non vi può essere scusa di sorta per questi macrabri, macabri usi perché il dovere di non nuocere è conosciuto il fato del crudele tocca anche a tutti quelli che si recano a bella posta ad uccidere le creature di Dio e lo chiamano sport. Tornando alla superstizione, l'uomo che ne è schiavo disprezza chi è più saggio di lui. Oppure cerca di forzarlo a fare come egli fa. Pensa all'orribile carneficina prodotta dalla superstizione. Gli animali devono essere offerti in sacrificio. E da quella più crudele ancora, che l'uomo ha bisogno di cibarsi di carne. Pensa a quale trattamento la superstizione ha assoggettato le classi. Più povere della nostra diletta India. Lui parlava da Adyar, Madras, nel sud dell'India. E nota in ciò il modo in cui questa cattiva qualità può generare una crudeltà spietata anche in quelli che conoscono il dovere della fratellanza. Molti delitti sono stati commessi in nome di Dio, del Dio d'amore, mossi da questo incubo della superstizione. Sii dunque cauto affinché non ne resti in te la benché minima traccia. Ecco perché io ho rimandato ad altre vite eh, il lavoro che lui sta proponendo, il cammino del sentiero. E qui faccio l'esploratore, il comunicatore, dice Krishnamurti. Il sapere che rende capaci di aiutare la volontà, che dirige quel sapere, l'amore, che ispira quella volontà. Questi sono i vostri requisiti base. Volontà, sapienza e amore sono i tre aspetti del Logos. Qui si sale un po'. E voi che desiderate arruolarvi al suo servizio, dovete rispecchiare questi tre aspetti del mondo. Per Logos si intende il numero uno, mettiamola così. E qui finisce praticamente ai piedi del maestro, quello classico, 1910 e inizio quella che è stata un po' la mia riscoperta editoriale, ripubblicata dalla mia ex casa editrice, si chiamava Bis Edizioni, ed è entrata oggi in macro edizioni nel 1991. È ai piedi del maestro, parte seconda. Questo secondo manuale è sicuramente farina del sacco di Krishnamurti, che ora si sentiva più maturo per chiarire quanto riteneva non sufficientemente spiegato nel primo testo. Lui l'ha scritto, l'ha letto, però dice: Vabbè, questa non è roba mia. L'argomento principe è la scuola. E il metodo buono di insegnamento. Krishnamurti, una scuola è un luogo dove si impara la totalità, la pienezza della vita. E eh, viene quasi da ridere. Scuola oggi. L'eccellenza accademica è assolutamente necessaria, ma una scuola include molto più di questo. È un posto dove insegnante e allievo esplorano non soltanto il mondo esteriore, il mondo della conoscenza, ma anche il loro proprio pensiero, il loro comportamento. Gli aspetti più evidenti di questo spirito sono presenti in tutte le scuole create da Krishnamurti o a suo nome la vastità e la grande bellezza dei luoghi, l'amichevole e affettuosa relazione fra insegnanti e studenti, una dieta semplice e completamente vegetariana, alloggi essenziali ma confortevoli, aule spaziose e accoglienti, laboratori e biblioteche ben forniti. Un rapporto di studenti per il niente ridotto e insegnanti altamente qualificati e motivati. Anche qui rimanderei alle prossime reincarnazioni. Passiamo ai piedi del maestro parte seconda. Nella prefazione Krishnamurti chiarisce Gran parte dei suggerimenti dati in questo libricino provengono da personali ricordi dei miei primi anni di scuola. E da allora, la mia esperienza dei metodi praticati nel tirocinio occulto mi ha dimostrato che la vita dei ragazzi potrebbe essere resa assai più felice di quanto abitualmente non sia. Qui. Crisna eh, G, un modo affettuoso di dire, caro Krishnamurti, parla di un suo tirocinio occulto. Ho detto l'altra volta che eh, lui è stato obbligato a, a frequentare tutti gli insegnamenti e tutti, tutte le iniziazioni delle religioni più importanti perché nella sedia... Di Adya, della società teosofica, ci sono i templi di tutte le religioni. La società teosofica, teosofia è un'altra cosa, la società teosofica pratica la teosofia, ma non è la teosofia. Nella società teosofica di Adyar ci sono i templi di tutte le principali religioni, in più Krishnamurti quando è stato scelto tra altri ragazzi che avevano un'aura molto evidente, è stato addestrato, perché se era in grado a 15 anni di andare in astrale, ma di andare a trovare il suo maestro in Tibet, vuol dire che questo addestramento è stato molto intenso. E Krishnamurti, bambino e ragazzo, era ritardato, non gli arrivavano i pensieri. A scuola è andato sempre male. Io l'ho paragonato un po' a Forest Gump. Eh, per chi ha visto il film, qui lui dice: Oggi che io sto facendo e ho fatto un tirocinio occulto, posso dire che possiamo intervenire in maniera diversa, credo a molti. Io stesso ho sperimentato sia il buono che il cattivo metodo di insegnamento e perciò desidero aiutare altri a rivolgersi verso il metodo buono. Lo chiama il metodo buono. Un metodo buono che Krishnamurti ha conosciuto è quello di Maria Montessori, che si è iscritta alla Società Teosofica nel 1899 ed è stata più di dieci anni ad Adiar nella sede anche ad insegnare quando è fuggita dall'Italia perché i suoi rapporti con mister eh, Mussolini non erano idilliaci. Quindi lei e il figlio si sono rifugiati nella sede della società teosofica. Chi vuole può ricostruire le foto, eh? Eh, mi si può credere o si può sempre verificare quello che dico, se non so non parlo. Ne credo molti. Nei vari paesi del mondo, mi si dice, vi sono molte organizzazioni aventi per scopo di instillare nell'animo dei giovani l'amore per la patria e il desiderio di servirla. E questo certamente è bene. Ma mi domando: quando sorgerà, 1912, quando sorgerà un'organizzazione? internazionale per dare ai giovani di tutte le nazioni anche degli ideali comuni a tutti e la conoscenza della vera base del giusto agire cioè la fratellanza dell'uomo la parola fratellanza è la base della, per cui è stata creata la società teosofica che poi esplora fenomeni occulti e esplora tutte le varie religioni, ma l'obiettivo è arrivare a far capire all'uomo che tutto è uno. Krisna Murti. Ai piedi del maestro ho trascritto le istruzioni che mi ha dato il mio maestro mentre mi preparava ad imparare il miglior modo di rendermi utile a coloro che mi circondano. Chi ha letto quel testo avrà constatato quanta ispirazione vi sia nella parole del Maestro e quale desiderio facciano nascere in chi legge di allenarsi al servizio degli altri. A me sembra che le istruzioni del maestro possano essere universalmente applicate. Esse sono utili non solo a coloro che volontariamente tentano di percorrere il sentiero che porta all'iniziazione, ma anche a tutti quelli che, pur facendo il loro abituale lavoro nel mondo, sono ansiosi di adempiere seriamente e altruisticamente il proprio dovere. Ce lo devi fare sia per te che per gli altri. Dice Cristo Murti. Il requisito più importante in fatto di educazione è l'amore. È triste constatare che nei tempi moderni la carica di insegnante non sia stata presa in considerazione allo stesso modo delle altre professioni dotte, tra virgolette. Oggi, chiunque viene considerato sufficientemente adatto a fare l'insegnante. Inevitabile la scarsa considerazione in cui è tenuto. Ne segue perciò che i giovani più intelligenti non siano attratti verso questa professione. Invece, il compito dell'insegnante è in realtà il più sacro e il più importante per la nazione poiché forma il carattere dei giovani che ne saranno i futuri cittadini. Ho l'impressione che d'ora in avanti mi seguiranno soltanto gli insegnanti, <ride> se non fosse che ognuno di noi è un insegnante, sia perché ha avuto figlio o è stato figlio o deve lav lavorare nella società. Se invece vive tranquillo e rilassato in montagna da solo, le mie parole seguenti saranno inutili. Quindi ai miei prossimi insegnanti, passo tra passo, queste considerazioni di questo ragazzino, due anni dopo, quindi aveva 17 anni, che aveva ricevuto delle istruzioni dal suo maestro e che frequentava la scuola. Il mio maestro una volta ha detto che i fanciulli sono molto desiderosi di imparare e se un insegnante non riesce ad interessarli e a far loro amare le lezioni, è segno che non è adatto a questa missione e dovrebbe scegliere un'altra professione spesso anche meglio retribuita. Elementare Watson, preso da molti. Un buon istruttore si ricorda della propria giovinezza e così può sentire all'unisono, essere in sintonia col fanciullo che lo cerca. L'amore del fanciullo per l'istruttore lo renderà facile da guidare e così non sorgerà mai la necessità di castigo. E qui vedi anche Don Bosco, eh. In questo modo sparirà una delle grandi cause di timore che attualmente avvelena tutti i rapporti tra insegnante e allievo. A quell'epoca in India, ma forse non solo in India, si usava il bastone, eh. Il ragazzino che non rispettava certe cose veniva frustato, picchiato e malmenato. Lui sta parlando nell'India del 1912. Dice Krishnaji: vivendo in questa atmosfera di amore durante le ore di scuola, il ragazzo diventerà in famiglia miglior figlio. Miglior fratello, e vi porterà un sentimento di vita e di vigore invece di depressione e stanchezza, come generalmente accade ora. Quando diventerà capo famiglia, egli la colmerà di quell'amore stesso nel quale fu allevato, e così la felicità andrà spargendosi e crescendo di generazione in generazione. Quando un tale ragazzo diventerà padre, non considererà il proprio figlio come tanti fanno oggi, da un punto di vista puramente egoistico, quasi si trattasse di un semplice oggetto di proprietà, è mio figlio. Come se il figlio non esistesse che per il vantaggio del padre, aggiungerei, e della madre. Il padre saggio consulterà suo figlio come un amico, farà di tutto per scoprirne i desideri e grazie alla sua maggiore esperienza lo aiuterà a realizzarli saggiamente, tenendo sempre presente che il figlio è un ego venuto al padre per dargli l'opportunità di crearsi del buon karma. Aiutando il figlio nel suo progresso. Egli non dimenticherà mai che, per quanto giovane possa essere il corpo di suo figlio, l'anima interna è tanto vecchia quanto la sua, e deve perciò essere trattata sia con rispetto che con affetto. Eh, paura, paura. Cresna G. Molte volte gli insegnanti provocano dolore con parole irriflessive pronunciate in un momento in cui sono disturbati da qualche problema esterno o mentre sono intenti a qualche importante dovere. Molti malintesi nascono in questo modo fra maestri e allievi. Gran parte del compito dell'insegnante si esplica sul campo da gioco e qui c'è Don Bosco in pieno che Cristo da Murte non conosceva e mai un insegnante riuscirà a conquistare veramente il cuore dei suoi alunni se non giocherà con loro i ragazzi indiani di solito non giocano abbastanza e si dovrebbe stabilire durante la giornata di scuola un certo tempo destinato ai giochi anche quegli insegnanti che nella loro gioventù non hanno imparato a giocare dovrebbero frequentare il campo da gioco, partecipando così a questo lato dell'educazione del fanciullo. Nelle scuole convitto l'amore dell'insegnante è maggiormente necessario, poiché in esse il convitto deve prendere il posto del focolare domestico. Per questo serve un ambiente familiare. L'amore qua giù, sul piano fisico, riveste molte forme. Abbiamo l'amore del marito e della moglie, dei genitori e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, l'affetto fra parenti e fra amici. Ma tutti questi amori sono sintetizzati e arricchiti dall'amore del Maestro per il suo discepolo cappuccino e brioche, eh? quindi parte sempre su questo. Il maestro dà al suo discepolo l'amorevolezza e la protezione della madre, la forza del padre, la comprensione del fratello e della sorella, l'incoraggiamento del parente o dell'amico. Egli è uno col discepolo e il discepolo è parte di lui che altro dire egli è uno l'insegnante è uno col discepolo e il discepolo è parte di lui inoltre il vero maestro conosce sia il passato del discepolo che il suo avvenire e attraverso il presente lo guida dal passato all'avvenire Il mio maestro ha detto che la conoscenza più importante è la conoscenza del piano di Dio per gli uomini, perché Dio ha un piano e questo piano è l'evoluzione. Ogni ragazzo ha il suo posto nell'evoluzione e l'insegnante deve cercare di scoprire quale sia quel posto e in che modo egli possa aiutarlo. Qui c'è la seconda parola sanscrita di Krishnamurti, ecco quanto gli indù chiamano Dharma. Il metodo dell'evoluzione, come ha detto un grande maestro, è un continuo tuffarsi nella materia sottostando alla legge di riassettamento, cioè per mezzo della reincarnazione e del karma. A meno che non conosca queste verità, l'insegnante non può cooperare come dovrebbe con l'evoluzione e che parte del suo tempo e di quello del suo allievo sarà sprecato. E questa ignoranza è la causa di così scarsi risultati che si riscontrano dopo tanti anni di scuola e che lascia il giovane stesso così ignaro delle grandi verità che gli servono per guidare il suo comportamento nella vita. Discernimento. Il discernimento è necessario sia nella scelta delle materie di studio che nel modo di impartirle. Prima, per importanza vengono la religione e la morale. Attenzione a cosa intende Krishnamurti per religione. Eh? Esse però non dovrebbero soltanto essere insegnate come materie di studio, ma essere la base e l'atmosfera della vita di scuola, poiché entrambe sono ugualmente necessarie a ogni ragazzo. Qualunque cosa Essa possa fare più tardi nella vita. La religione ci insegna che noi facciamo parte di un unico sé e che dovremmo perciò aiutarci l'un l'altro. Fine delle altre religioni. La religione ci insegna che noi facciamo parte di un unico. E che dovremmo perciò aiutarci l'un l'altro. La giornata di scuola dovrebbe sempre cominciare con una specie di gioioso che faccia avvio di un comune sentire e di una vita comune, di modo che i ragazzi, provenienti tutti da svariati focolari, Accordati all'unisono nella scuola. La musica ci salverà. Più musica, meno medicine. Questo lo dico io e eh? non credo Murti. È un buon sistema quello di incominciare con un po' di musica. Questo lo dice Cristo Murti. È un buon sistema quello di incominciare con un po' di musica o di canto, così che i ragazzi, che spesso arrivano trafelati, aver preso frettolosamente del cibo possono calmarsi ed incominciare con ordine la giornata di scuola mi fermo qui e vi consiglio dopo la carica dei 12.555 una sana abitudine per chi vuole sanarsi un po almeno di un centimetro alla quinta